Oggi usiamo questo, che è un tubetto di rame cotto del diametro di 4 mm che potete trovare in tutti i ferramenta, e ci faremo un braccialetto. Spero vi piaccia. Ciao! Allora, ecco, per prima cosa dovrete raddrizzare un po' il filo, se dovesse essere il tubetto, se dovesse essere storto. Dopodiché prelevate un pezzetto di 17 cm circa. Potrebbe essere anche un po' più grande, ma questo insomma dipende da quanto martellerete. Allora, io segno 17 e taglio. Qui ci vuole uno strumento di taglio adatto, un seghetto, un tagliatubi, oppure fate come me, uso questo e pian piano taglio. Ecco qua. Ecco qui, questo è il segmento. Cominciamo con l'appiattirlo con il martello, cioè si parte dalla martellatura. Allora, io userò questa parte del martello, ma si può usare anche quest'altra, come preferite, o a seconda del martello che avete a casa. E qui si martella, martella, martella. Vedete che la linguetta che state creando, perché diventa, vedete, come una piattina circa, se vedete che si imbarca da una parte, non dovete fare altro che martellarla dal lato opposto e tornerà diritta, vedete, così. Allora, quando sarete soddisfatti della forma, che deve essere piuttosto piatta, consiglio, e vedete anche un po' testurizzata, allora potete passare alla forma circolare. Facciamo così, anzi avrò bisogno ancora della base sicuramente, e cominciamo ad arrotolare. Sarà un po' duro sicuramente. Ok, così mettiamoci con un martello, un mazzuolo, un martello, qualcosa, e poi da questa parte. Ok. Ballerà la telecamera. Allora, siamo a questo punto, vediamo un po' come va la misura. Direi che per il mio bracciale il mio polso va benissimo. Per il mio bracciale il mio polso va benissimo, perfetto. C'è una logica. Allora, adesso devo rifinire questo lato, questi due lati, perché altrimenti taglierebbero, perché sono molto affilati, vedete, sono un po' così, un po' rovinati. Allora, si può fare in questo modo, si può tagliare e limare leggermente, smussare gli angoli, oppure potete anche ripiegarli su loro stessi. Vediamo un po', io penso che taglierò un pochino. Questo è un lavoro un po' di fatica, però ci si riesce, va sicuro. Ci vorrebbe un seghetto. Io di solito uso il Dremel, però se tiro fuori il Dremel in questa situazione penso che potrei fare molta confusione. Ok, comunque ce l'ho fatta. Normalmente uso la ruota che taglia del Dremel e poi rifinisco con una piccola mola. Oh, ce la faccio, eh? E voilà. Ecco qui. Adesso naturalmente bisogna rifinire con una lima. Ecco la limetta, armati di santa pazienza, si smussa. In questo modo, più o meno.
Ovviamente mi raccomando di tenere separati gli attrezzi che utilizzate per il rame dagli eventuali attrezzi che si usano per l'argento, perché il rame contamina l'argento e facilita l'ossidazione. Ok, direi che sta venendo abbastanza bene. Andiamo un po' all'interno. Così. Qui, una volta che sarete soddisfatti della limatura di questa parte del bracciale, avete finito. Potete certamente aggiustare sempre un po' la forma, tenete presente che meno avrete martellato, meno avrete assottigliato il metallo, più sarà difficile da rimettere in una forma come questa. Avrete bisogno magari di un mandrino d'acciaio, di qualcosa di più forte, oppure farete degli semplici aggiustamenti con le mani, come ho fatto io, vedete? Adesso potete lasciarlo in questo modo, che è già bellissimo secondo me. Potrete patinarlo di nero, come vi ho mostrato usando lo zolfo. Potete usare una patina verde anticante, come avete visto nelle mie fotografie di prima. Lì ho usato una patina Pebeo, di quelle che si acquistano. E insomma, potete decorarlo come volete. Spero vi sia piaciuto. Ciao!